marea di tempo. Allora, vi ho fatto un po' di spezzoncini di questa mattinata che ho passato, che sono uscita, sono andata al mercato con i miei figli, poi siamo andati a mangiare il sushi e poi siamo tornati a casa perché pomeriggio loro hanno da fare le loro cose e io dopo pranzo mi devo assolutamente un attimo riposare sul letto perché non gliela posso fare tutto il giorno. Ma come state? Che mi dite? Madonna, è passato un botto di tempo, sono pure abbastanza impacciatella nel ricominciare a parlare davanti a un telefono. Però, mi siete mancati tanto. Devo dire la verità, mi è mancato veramente tanto fare video. Non sono completamente sparita perché paradossalmente. Mi sono rabbuiata, ok. Non sono letteralmente sparita perché paradossalmente su Instagram e su TikTok ci sono stata sempre. Invece su YouTube mi è risultato un po' più complicato perché, ahimè, il mio computer è smuerto. Non riuscivo più a utilizzare il mio computer, quindi ho dovuto fermarmi completamente con i video e non sapevo neanche quando avrei potuto ricominciare a fare video perché non potevo comprarmi un computer nuovo, fondamentalmente era questo. Finché la scorsa settimana sono riuscita a comprarmi questo benedetto computer, mi sono fatto un Mac. Di quelli fissi. Il problema è che io, abituata con Windows, adesso mi trovo incasinata. Ma perché fa così sta luce? Guarda, guarda che roba, sono scura. Ehi, su, riprenditi, caro. Bravissimo. Niente, dicevo, mi sono dovuta un po' aggeggiare perché infatti non so neanche come sarà questo video perché non so proprio capace, cioè sto ancora cercando di capire come funziona iMovie, quindi boh. Nel frattempo sono stata in vacanza, Madonna, non mi ricordo neanche da quant'è che non faccio video, boh, mi sa da Natale, periodo di Natale, quindi nel frattempo è tutto uguale, vedete Spank. Eccolo, che mi fa compagnia. Adesso arriva anche Lucky, guardate, 3 secondi. Eccolo qua. Eccoli qua. Adesso loro cominceranno a rompermi le scatole dietro. Ehi, silenzio. Dicevo, mi sa che l'ultimo video che vi ho caricato è quello di Natale, dove vi ho fatto fare il giro del tour di casa di Natale. Dopodiché sono smorta perché non c'avevo più modo di. Non riuscivo più a caricare video, non riuscivo più a editare video, era diventato un casino. Nel frattempo, è passato praticamente quasi un altro anno, è finita la scuola. È iniziata l'estate, siamo stati in vacanza. Praticamente noi dall'8 di giugno, quando è finita scuola, siamo sempre andati al lago, tranne 2 settimane che siamo stati in vacanza in Calabria. E chi però mi segue su Instagram sa benissimo di cosa sto parlando perché io lì praticamente ho postato di tutto di più, anche su quello che è successo al mare, sul mio cambio di look di capelli che voi adesso vedete ritornati alla normalità, ma vi assicuro che chi mi ha seguito su Instagram sa che i miei capelli avevano un altro aspetto fino a 2 giorni fa quando ho levato tutto. Poi, se volete, vi parlerò anche di quell'esperienza perché da una parte è stata positiva, dall'altra è stata un po' traumatizzante. Però va bene. E niente, tutto ciò, siamo domani, è il 1° di settembre, ragazzi. Si ricomincia il tran tran scolastico. Quest'anno Aurora fa la quarta, quindi avrà anche la prima comunione. E Alessandro farà la prima elementare, quindi io non so neanche se questo sarà uno dei primi video di un anno decisamente particolare oppure se sarà l'ultimo perché non riuscirò più dopo avere tempo per caricare video. Quindi non so cosa dirvi, non so veramente cosa aspettarmi, non so neanche se riuscirò a essere così assidua, però tenterò perché devo dire la verità, mi è mancato fare video. Io mi divertivo da morire a fare video, a montarli con la musica, eccetera. Però
Però mi rendevo conto che non, cioè, mi serviva il tempo che non c'avevo, quindi diciamo che ho dovuto un attimino mettere in stand-by YouTube per occuparmi di tutto il resto della casa. E, nel frattempo i miei tatuaggi continuano, quella è una cosa che forse non smetterò mai, quella dei tatuaggi. Nel frattempo, oh, vedi. C'ho poteri magici, ragazzi. E, quella dei tatuaggi penso che sia. Oh, ma davvero? Tanto, guarda. Funziona. No, dicevo, quella dei tatuaggi molto probabilmente è l'unica cosa che non cambierà mai. Niente. Non gli piaccio. Dici. Ma che veramente? Aspettate, eh. Un po' così, vediamo un po'. Oh, ora sì, dicevo, quella dei tatuaggi probabilmente è l'unica cosa. Quella dei tatuaggi probabilmente è l'unica cosa che non mi è cambiata particolarmente, così come la mia vita familiare. Su questo vi posso assicurare che sono ancora bellamente che sposata. No, perché qui praticamente dove giri c'è qualcuno che si lascia, qualcuno che se, cioè, succedono le cose più incredibili. Io sono sempre qua, felice e contenta con la mia famiglia e i miei cani. E niente, no, questo era giusto così, un piccolo mini vlog, diciamo così, per farvi vedere che sono viva, che non sono morta, che sono ritornata e che incrociamo le dita, incrociatele con me, speriamo di riuscire a continuare a fare video perché ve l'assicuro, adesso ho bisogno di uno spazio per me. Perché prima ero super occupata a occuparmi degli altri, adesso mi serve uno spazio proprio dove io mi occupo di Emanuela. Ecco, io mi occupo di me stessa, mi rilasso, mi diverto e questo è il mio spazietto. Quindi, qualunque cosa succeda nel suo canale d'ora in avanti, sappiate che è solamente perché io ho bisogno di spazio per evadere 5 minuti. Se non di più, però va bene. E niente, ragazzi, tutto qua. Qui intanto vi faccio vedere, grazie, ma ci fate caso, insomma, comunque ce l'ho, quindi è un po' di scollatura, non ha mai ucciso nessuno. E niente, dai, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video, come si dice, che tra parentesi, una cosa positiva ci sarà, ovvero che faccio tantissimi haul perché mi deve arrivare un ordine di Shein dove ho comprato delle cose per casa, ma ho comprato anche delle cose di abbigliamento, diciamo, per l'autunno e quindi vedrete anche qualcosina autunnale da indossare, diciamo, cosa che io praticamente ho comprato ultimamente sempre solo da Shein e al negozio di una mia amica che sta a Roma. Quindi poi vabbè, se mi seguite su Instagram avrete visto quello che ho acquistato, eccetera, eccetera. Quindi se volete un aggiornamento rapido, voi di YouTube che non avete Instagram, voi di YouTube che non mi seguivate su Instagram, andatemi a seguire su Instagram e su TikTok e vedrete che vi aggiornerete in un nanosecondo, così. E invece chi già sa tutto, ciao, ci siamo visti. No, vabbè, a parte scherzi. Perché mi dispiaceva lasciarvi così, cioè in sospeso qui su YouTube, perché era una cosa che avevo iniziato ma che non ho terminato, fondamentalmente non mi piace. Quindi io di solito cerco di iniziare e terminare tutto. Questa era una cosa che avevo messo in stand-by e che ho bisogno io personalmente di riprendere in mano e di portare avanti. Vabbè, il pippone comunque ve l'ho fatto, quindi è stato un piacere e ci vediamo al prossimo video. Baci!